professore, buongiorno, si presenti. Buongiorno, allora io sono il professore Schifani, Giorgio Schifani, sono ordinario di economia e politica agraria. Oggi siamo qua a visitare questa meravigliosa esperienza. E come mai hai scelto noi? Ho scelto voi perché siete uno degli esempi più virtuosi di quella che oggi l'interpretazione di come va fatta l'agricoltura. Allora, la ringraziamo per i complimenti e se volete venirci a trovare un'altra volta fate liberamente. Sicuramente io verrò ogni anno, già vi avverto, con okay. Un gruppo di studenti, così grazie. Faccio un'altra azienda. Grazie. Allora, io sono da Sofì, piacere. Salve. Produciamo dagli ortaggi all'ortofrutta ai frutti esotici. Si conoscono più per i frutti esotici. Ho iniziato con le papaie come frutti esotici. Poi piano piano ho iniziato con gli altri frutti. Banane, mango, avocado e quant'altro. Due tipi di trinciato, viene fatto col biotrituratore. Ho degli amici che fanno i giardinieri e praticamente uno è di ulivo e limone e l'altro è solo pino. Mi serve per recuperare i lattinobatteri che ho tempo. Ancora è giovane come prodotto, però nel giro di un anno mi spuntano tutti i lattinobatteri che mi serve per metterli attorno al caffè. Ma che cosa serve? È un fungo. Ah, un fungo? Questo sì. E mi serve per il caffè. E essendo il pino una sostanza acida, mi serve pure per il caffè per mantenere il terreno più acido per noi. Andiamo, piccio. Una è la papaya. È stata la prima a essere piantata in questa azienda, infatti ci sono piante che hanno almeno 6-7 anni. Poi le banane, e assieme alle banane ho messo il caffè. Questa è una delle tante piante di caffè. Il caffè l'ho messo tutto nell'interfila, perché cresce bene nel sottobosco, ha bisogno dell'ombra. C'è qualcosa già che va maturando. Ok. Esatto, quindi da una pianta matura, quindi magari questa è ancora piccolina. Quanto caffè considerate di ciliegia fe, di ciliegia, cioè di questo? Sì, sì. Sono 10 kg. Questa che ha le foglioline un po' più rosse, che è sempre una sottovarietà dell'arabica. E il grosso è tutto caturra. Si capisce dalle foglie. Vedete la differenza dei germogli? Sì. La caturra è una varietà originaria del Costa Rica. È una vecchia varietà che poi negli anni è stata usata meno perché è sensibile alla ruggine del caffè. E quindi hanno sostituito col Castillo e altre varietà. La caturra è buona. Io ho quasi tutto caturra. Qua di catuaie sono pochi. Sono tutte... Cavendish queste, tranne una pianta che la devo togliere, che era il banano rosso, che si fa più alto e mi buca, sì, quella là che vedete si fa, mi buca la plastica, quindi la devo trapiantare all'esterno. Non so quanto sei distrutto, quanto tantino è distrutto, perché non vedi da quando viene segnato a quando... Dovevo creare un terriccio adatto per loro. E quindi. Allora, ve ne do uno. No, va bene. No. Io lo assaggiare. Allora, ah, no. Questa. E che faccio? Cioè, lo ti dicevi tutto, sì. Si mangia così? Sì. Ci sono. Che allora, sapore ha? Come lo trova, signora? Molto buono. Io ne ho trovati tre. Ne ho trovati tre, fortunata. Infatti è vero, porta fortuna. Sapore di... Io pure tre, perché uno è così. Hai visto? Tipo di legumi. Di pisello. O forse di peperone. Sì, è un piccante. Mix. No. Aspetta, quindi ora che cosa faccio? È questo il caffè. Cioè, per dire un chilo,
questo è il secondo anno che è stato piantato. Sì. Quindi ora gli devo creare un supporto per ora fare. Devo creare una cosa un po' più grande per con il pelo perché ha bisogno sì. Di un'altra cosa sui bagni termici la fega vi è piaciuto tanto moltissimo eccezionale buonissimo.